Via Bianca di Savoia 20. Nel cuore di Milano, entro la cerchia delle antiche mura spagnole, ha avuto la sua sede sino al 1975 la casa editrice Mondadori. Qui, nel comune di Segrate, fuori da un tessuto urbano congestionato, in prossimità dei più importanti nodi stradali e dell'aeroporto, fu deciso di edificare la nuova sede. Il progetto venne affidato a Oscar Niemeyer, il celebre architetto costruttore di Brasilia. Con lui collaborarono due altri architetti, l'italiano Luciano Pozzo e il brasiliano Glauco Campello. Fu nell'autunno del 1970 che si cominciò a lavorare nel cantiere di Segrate. L'ingegnere Antonio Nicola, che ha calcolato le strutture, ha chiesto per ogni centimetro quadrato di cemento una resistenza non inferiore a 350 kg. Al termine dei lavori, oltre 1650 tonnellate di acciaio saranno state impiegate per formare l'invisibile e formidabile scheletro dell'edificio. Qui vediamo l'armatura dei pilastri, con barre di 60 mm appositamente trafilate. Ed ecco le armature in legno degli archi. Dalle autobetoniere, una grande pompa fa salire il calcestruzzo fino a un'altezza di 25 metri. Oltre 7.000 tonnellate di cemento piovono quassù per formare i solai e i pilastri dell'edificio. E le fondamenta aeree a cui appendere l'edificio potranno dirsi completate. ...46 sono gli archi, tutti diversi, con luci variabili da 3,5 metri a 15 metri. Capricciosa di simmetria che alleggerisce l'imponenza delle strutture e toglie loro ogni inflessione di neoclassicismo. Ora è necessario costruire l'intelaiatura appesa dove gli uomini dovranno vivere e lavorare. Una gabbia di vetro e acciaio di 7.000 metri cubi suddivisa in 5 piani e progettata dagli ingegneri Leo Finzi e Edoardo Nova. Ognuno di questi tiranti, realizzati in un acciaio ad alto limite elastico, è pronto a sostenere un carico di 250 tonnellate. La saldatura a nodi rigidi di travi e tiranti è già stata realizzata in officina. È giunto il momento di avvolgere le ossature metalliche nella loro veste di vetro. Disposto su 5 piani, l'open space, lo spazio aperto degli uffici, viene uniformemente ricoperto da una controsoffittatura in lamelle di alluminio. Il chiaroscuro delle lamelle maschera la rete di canaletti entro cui circolano aria ed elettricità. In questo patio, che s'apre al centro di uno dei due edifici minori, s'affacceranno la mensa, una banca, un supermercato, un'edicola, una libreria. Il lago progettato da Niemeyer è insieme scolo delle acque piovane, serbatoio per l'impianto antincendio, regolatore di temperatura per la climatizzazione degli edifici. Della vasta proprietà su cui gli edifici sono sorti, 9 decimi sono stati destinati a verde o a lago.
Quando Giorgio Mondadori venne a Brasilia, si interessò all'architettura brasiliana e mi interpellò, desideroso di fare qualcosa di diverso anche in Italia. Dinanzi all'opera terminata, ringrazio Giorgio Calanca, che ha supervisionato tutti i lavori mantenendo nel suo staff quell'ambiente di amicizia necessario affinché le cose potessero procedere nel modo migliore. Ringrazio ancora Luciano Pozzo e Glauco Campello, che hanno collaborato ai programmi di architettura, e Antonio Nicola, che ha realizzato le strutture, e Iace Vulcao e Pomodoro, che con i loro talenti hanno contribuito all'arricchimento del progetto. Per quanto riguarda il mio lavoro, sì, senza aggiungere altre spiegazioni, mi piace. L'edificio, per esempio. Vedo in esso alcune cose che mi piacciono particolarmente. Il colonnato che lo delimita, il ritmo diverso che hanno le colonne con le arcate dalle dimensioni molto differenti tra di loro. Credo che tutto questo rappresenti l'importante contributo dell'architetto, perché in un'opera architettonica un'idea nuova è sempre necessaria. Per tutto questo sono soddisfatto e felice della collaborazione di un'equipe che ha così ben lavorato, e sono certo che questo edificio resterà come un buon esempio d'architettura contemporanea.